Grazie, signor Ministro. Guardi, la domanda è molto molto semplice. Vorremmo sapere una volta per tutte se questo governo è a favore degli accordi di libero scambio o se è un governo protezionista. Perché vede, noi siamo il nono paese esportatore al mondo, il sesto paese per avanzo della bilancia commerciale, ma non riusciamo a sentire dal governo una precisa presa di posizione a favore dell'eliminazione dei dazi e delle barriere non tariffarie. Lei non dice mai niente, signor Ministro. Non ci dice se ratificate il CETA, un accordo che ha dato nel primo anno di applicazione quasi l'8% in più di esportazione nell'agroalimentare, che ha cominciato finalmente a tutelare le nostre indicazioni geografiche. Per la prima volta possiamo parlare di prosciutto di Parma, prima non si poteva, e ha tenuto tutti gli standard normativi europei in piedi. Oggi non sappiamo niente neanche sul Mercosur, che ci apre un mercato di 280 milioni di persone, con una zona geografica a cui siamo legati in modo strettissimo a vincoli storici e antropologici e culturali. Allora, ci vuol dire se è d'accordo o non d'accordo che la nostra Italia ha bisogno di eliminare dazi e tariffe e barriere non tariffarie? Oppure lei pensa che quell'8% di esportazioni più in Canada ce le possiamo dimenticare e qualcuno, ma mi dica chi, restituirà ai produttori dell'agroalimentare italiano quell'8% in più di esportazioni che il CETA, che lei non ha ancora ratificato, ci ha portato? Grazie. Il ministro delle politiche.